Comici. Mi ha destra
presidente dell'associazione culturale Sos Traigolzos, le trascina anime, è proprio così, signor Aldo? Grazie dell'invito. Allora, noi siamo da 10 anni sempre in giro da un paese all'altro. Siamo anche andati, non dico all'estero perché era la Corsica, anche se fa parte della Francia, ma abbiamo fatto un'avventura di una settimana in Corsica. Ci siamo fatti conoscere anche lì. Piano piano non è che stiamo diventando famosi, ma ci piace divertirci, socializzare con la gente. La leggenda vuole che chi incontrasse su Traigolzos potesse vedere coloro che sarebbero morti da lì a poco, quindi si aveva una paura terribile di incontrare questo essere demoniaco. Non è una maschera su Traigolzos, ma è una figura immaginaria. I nostri nonni, i nostri genitori, quando in ogni casa non c'erano le televisioni come adesso in ogni camera, d'estate si giocava in strada. Certo. A una determinata ora cosa dicevano? Entrate dentro che è tardi, dovete rientrare. E noi niente, facevamo le orecchie da mercante. Gli indifferenti. Gli indifferenti. E allora cosa facevano? Nonostante non avessero studiato quasi tutti psicologia, sapevano benissimo come farci entrare in casa e anche velocemente. Ci ricordavano questa figura immaginaria su Traigolzos che ci legava con la catena e ci avrebbe portato via. Allora noi, intimoriti, per dirla alla sarda, dalla fretta che incuteva questa figura, non scolpimmi soscalcando Zaculu dalla velocità. E si entrava direttamente nel letto e addirittura ci coprivamo per nasconderci. Questa è la figura di Sos Traigolzos. Sos Traigolzos di Sindia sono stati ricostruiti, la maschera è stata ricostruita dall'associazione e indossano un gabbano di orbace stretto in vita da Zuganau, fatto con coda di cavallo, crine di cavallo intrecciato o canapa, indossano calzone da si svolta, gambales in cuoio e botta zimbollitata, quindi scarpe tipiche del mondo agropastorale, che avevano dei chiodi nella suola in modo tale che la suola non potesse essere consumata, e facevano uno stridulo terribile nel selciato di Sindia. Ecco che quindi si aveva una commistione tenebrosa tra maschera nera, tintiero, catenacci e ci siamo vestiti come i vecchi contadini. Nelle scarpe ci abbiamo salbullitas, quando allora non esisteva la gomma. Cosa facevano i contadini? Mettevano questi chiodi, salbullitas, e si consumavano solo loro, la suola rimaneva intatta, cambiavano solo salbullitas, quindi erano scarpe che duravano anni. E chiodi quindi. E chiodi. Attenzione a non lasciarvi trascinare l'anima da queste catene. Sos Traigolzos in concomitanza con questa manifestazione tra queste catene si organizzano per la sagra della zuppa balsa, un piatto tipico sindiese, una zuppa fatta di pane russo, un pane. Abbiamo i pantaloni, i soscambales nelle gambe, sì. I pantaloni a sispolta antica. Andare allora il mezzo di locomozione era o il cavallo o l'asino, quindi erano pantaloni adatti andare in campagna sopra questi mezzi qua. Poi avevamo la camicia col colletto alla sarda su golpette e soprattutto un indumento che in inverno riparava anche dalle piogge e dalla grandina in orbacce, un cappotto lungo Su Gabbano, col Sugugurdu, il cappuccio, e se pioveva, noi anche in molte manifestazioni è piovuto durante la nostra sfilata e non ci siamo mai bagnati. Perché questa lana di pecora
non lascia praticamente entrare proprio l'acqua, la fa scorrere e basta. Quindi uno in campagna cosa faceva? Arrivava dove doveva lavorare asciutto, in più serviva la notte, non si rientrava in paese tutte le notti, serviva anche da coperta termica per quando uno si metteva o sopra una balla di fieno o dentro una capanna, certo, a dormire tranquillamente. Questi sono i nostri indumenti che oggi usiamo ancora come li usavano 100 anni fa i nostri nonni. I loro catenacci sono tre goldos. Quando intimoriscono tutti con le loro catene. Uno strepitio terribile. Un applauso grosso a Sastre Goldos. Naturalmente sono disponibili per le fotografie, non andranno via ma resteranno tra di noi, disponibili ad essere fotografati. Ecco che salutano e si lanciano verso la folla. Non lasciatevi catturare. Sastre Goldos, disindia te los años. Grazie. Abbiamo visto sfilare praticamente oggi assieme ad altre, tipologicamente, tradizionalmente parlando, delle maschere veramente eccezionali. Avevamo quelle di Busacchi, quelle di Bosa, avevamo quelle di Tuili, quelle di Macomer, delle maschere, quelle di Ottana, i cosiddetti merduleddos, i merdules di Ottana, maschere che hanno arricchito questo vostro centro di 1700 abitanti, un centro che, vogliamo dirlo, signor Aldo, ha delle origini antichissime, perché quando ci siamo sentiti per la prima volta a me è stato molto orgoglio sentire le sue parole, quando mi ha detto: noi abbiamo oltre 40 nuraghi in questo centro, non sono pochi. Documentandomi ho visto che avete anche una dolmen, avete praticamente un posto sacro. Le vie di Verticulae, molte vie secondarie romane passano proprio per Sindia. Antichi tragitti romani passano per Sindia, dove il tracciato era da Cagliari a Sassari, passavano per Sindia. In più Sindia è un paese, si vive dalla pastorizia, dall'agricoltura non molto, ma dalla pastorizia sì. Meno male che, nonostante abbiano chiuso le fabbriche, e io sono un ex operaio di una fabbrica, Sindia vive ancora grazie al lavoro che fanno i pastori tutti i giorni, con la vendita dei formaggi, la vendita della carne. E qui mi consenta, i formaggi di Sindia sono conosciuti in tutto il mondo. Certamente, perché noi siamo a 600 metri quasi d'altezza dal livello del mare, tra il margine e la planargia. Il terreno, il territorio, lo dicono anche i proprietari dei caseifici, il nostro latte è il più pregiato di tutta la zona. Quindi si produce un buon formaggio grazie al latte che i nostri animali producono a Sindia. Il nome Sindia è noto praticamente a origini antichissime, per la prima volta nel condaghe di San Nicola di Trullas. Stiamo parlando del XII secolo, perché poi il centro abitato di Sindia, quello attuale, è proprio sorto attorno alla chiesa San Pietro medievale, signor Aldo. Certamente, Sindia anticamente si chiamava Sine Die, che in latino vuol dire senza giorno, perché era tutto un bosco e quindi non tutti vedevano il sole, si viveva sotto gli alberi, non sotto gli alberi, all'ombra degli alberi. Samaritana che scappa è una figura demoniaca anche essa, che imperversa nelle campagne spaventando i contadini, e ha una ricoperta di pelle di capra, una copricapo di maschio di capra di becco. È una figura, come abbiamo detto, demoniaca, e il pastore che la rincorre tenta di catturarlo per poi ucciderlo. Vengono affiancate dai figuranti che indossano il fazzoletto tipico di Busacchi, fazzoletto arancione, e compiono 5 giri
il senso antiorario attorno a San Massimo in Ganna e attorno al suo pastore. Il pastore ha il compito di uccidere San Massimo in Ganna. Ecco, vedete che a fianco però, mentre San Massimo in Ganna viene buttato a terra dal suo pastore, c'è anche San Maiaggia, che è una figura positiva, che con le sue preghiere, il Grebos, fa gli scongiuri e pronuncia parole magiche e benedice il terreno che San Massimo in Ganna ha maledetto col suo passaggio. Compiono questa sorta di danza magica, San Massimo in Ganna non può uscire fuori dal cerchio. Il pastore toglie il copricapo e San Maiaggia benedice, mentre buttano addosso a San Massimo in Ganna il fazzoletto. È un rito, come viene detto, apotropaico, per scongiurare le forze negative, un rito che affonda le sue radici nei misteri e origini greci, dei riti di Dioniso. Ecco che adesso e le più conosciute del panorama isolano, i Boes e i Merdules, anche loro affondano la loro origine ignota, ma si può risalire dagli studi antropologici ai riti e al culto della fertilità. Il Merdules è il pastore, ha la maschera in forma umana, mentre il boe ha la maschera, come dice la parola stessa, ha la maschera da bue, è fatta di legno di pero selvatico, è intagliata col coltello, con lo scalpello, ha una stella a sei punte e delle foglie sulle guance. Il boe viene condotto da Zumerdule in come significato mere desule, quindi il padrone del bue, viene tenuto da una goga. Questa goga è questa fune di pelle intrecciata, e il boe indossa una veste di pelle di pecora bianca e porta con sé dei campanacci. Il Merdule lo doma, cerca di trattenerlo, vedete, lo butta a terra e poi lo cura, gli toglie magari delle pietre che possono essere finite tra gli zoccoli. Un'altra figura caratteristica è questa figura nera, Savilonzana. Savilonzana pare che sia una contaminazione dalle parche greche, infatti è una figura magica che tiene in sé una cannocchia con un filo di lana che rappresenta il fato, il destino, e minaccia di tagliarlo. Quindi il filo rappresenta il filo della vita che può essere tagliato e reciso da un momento all'altro. Abbiamo anche un'altra figura, vedete, che utilizza una sorta di tamburo e viene definito suorrio perché se vi avvicinate o se si avvicina lui emette un suono che sembra proprio un raglio. E pare che questo strumento venisse utilizzato dagli avvicinatari come segnale di allarme, perché simboleggiava un suono naturale, ma chi lo conosceva sapeva che magari il padrone delle greggi si stava avvicinando. Ecco che quindi i Boes e i Merdules addomesticano i piccoli Boes, li buttano a terra e addomesticano la forza della natura attraverso questo rito. È un rito anche questo legato al culto della fertilità, ai riti dionisiaci in cui si ingraziava la divinità che spesso era
ostile nei confronti dell'uomo. Attraverso questi riti invece si cercava di andare incontro, di farsi tutt'uno con la divinità, in questo caso con Zenobia. Macomer è una maschera anche questa che è stata riscoperta in anni recenti, però si aveva notizia di questa maschera Donna Zenobia Macomer, già veniva utilizzata nei carnevali sino alla Grande Guerra, poi si era un po' perso l'uso, ma è stato riscoperto questa tradizione macomerese. La maschera ha un carattere androgino, in persona sia la parte maschile che la parte femminile. Può avere un naso schiacciato, quindi naso a patata come lo definiamo, oppure un naso affilato, e rappresenta quindi sia la maschera maschile che la maschera femminile. Faceva la sua comparsa durante i festeggiamenti di Sant'Antonio Abate, quindi intorno al 17 gennaio, e distribuiva, come fa tuttora, in un misto tra divertimento e paura, dei dolci dell'antichità, come ad esempio la frutta secca, i fichi secchi o zaba bassa, o anche le castagne secche, sagastanza giunisca. Il vestiva di stracci neri, e indossava una maschera intagliata nel legno, e lasciava intravedere da suo mucadore dei riccioli di capelli neri ottenuti intrecciando fili di orbace. La maschera a volte veniva sporcata di puliggine intintierdata con la carbonella del sughero. È stata quindi riscoperta in anni recenti a cura della Pro Loco. Alcuni dicono che Donna Zenobia fosse addirittura realmente esistita, fosse una nobile decaduta, poi impazzita, e che si aggirasse per Macomer vestita in modo povero, di stracci, e con il suo fare così un po' scanzonato. Il gruppo a mano bigada, che ci mettono in scena i Skogas Davroshiris, e hanno ricostruito la loro maschera risalendo a una leggenda. Saskogas, i Skogas come dicono loro, si riunivano in questa località di Tuili, Proceris, e perché in questa riunione streghe e vampiro dovevano puntare verso il paese per ricercare dei neonati non ancora battezzati, cui succhiare loro il sangue. Ecco che vediamo che i Skogas sono queste donne, queste streghe, queste maghe vestite di nero, indossano una gonna nera, un fazzoletto nero, una camicia nera, la faccia è sporca di nero, e la mamma porta il bambino non ancora battezzato. Vedete che il corteo è seguito dal prete, dall'esorcista, che tenterà di proteggere il bambino, di esorcizzare Sagoga e battezzare quindi al termine il bambino. Ci sono dei personaggi che portano anche gli strumenti tipici dell'attività agropastorale, susadazzi, usagrovi, si scatteggia il massaggio, insomma tutto quello che faceva parte della vita quotidiana. Ecco che Sagoga tenta di azzannare il bambino per succhiare il sangue. Sagoga che poi si trasformerà in gatto, il gatto che è una
figura demoniaca, fra un po' lo vedremo trasformarsi in gatto. Tentano i Scovers di catturare il bambino non battezzato. La mamma lo difende e i Scovers sono delle figure negative, molto violente, molto violente. Si presentano loro, Satitilu, chi non conosce il Carnevale Bosano, il 9 di agosto è stato riproposto il Carnevale estivo con una folla di gente che partecipa al Carnevale. Il Carnevale Bosano ha una caratteristica, non ci sono i figuranti tipici, ma tutta la gente viene coinvolta nel carnevale. È un rito orgiastico, è un rito con chiare allusioni sessuali. Il rito che viene messo in scena stasera è Satitilu, il pianto per il bambino che la mamma ha trascurato per potersi divertire. E allora piange il proprio bambino e va a cercare un tichirigheddu da latte, vuol dire un goccio di latte, e lo cercano tra la gente. Si buttano a terra perché si lamentano, sono disperate perché il loro bambino sta morendo per la disattenzione della mamma. È un carnevale che richiama i riti orgiastici in cui le baccanti si lasciavano andare alla frenesia più totale. Il carnevale bosano ha mantenuto originarie queste tradizioni, le ha attualizzate, le ha concretizzate e le ha portate sino ai giorni nostri. Quindi i riti orgiastici dall'antica Grecia si sono attualizzati sino ad oggi. Quindi a Bosa il martedì grasso al mattino si rappresenta Satitilu e tutti vengono coinvolti, mentre la sera viene cercato Giolzi che rappresenta il carnevale che ormai è morto. Ringrazio tutti voi che avete onorato questa giornata, ringrazio i gruppi, ringrazio tutti i presenti e non vi posso dire altro. Adesso invito tutti i presidenti di tutti i gruppi maschera, perché vogliamo lasciarvi un ricordino e continuate a divertirvi e spero che abbiamo fatto qualcosa di buono anche noi. Grazie. Ecco, se attendiamo qua, come abbiamo detto prima, un rappresentante di ogni gruppo. La prelibata ora di poter mangiare. E nel territorio di Sindia che cosa mangiamo, signora? Un piatto tipico di qua è la zuppa valsa. Ecco, la zuppa valsa. Che cosa vuol dire zuppa valsa, signora? Che non è proprio una zuppa, è una zuppa falsa. Fatta con? Allora, si soffrigge, diciamo, si fa soffriggere il lardo con lo strutto, dopodiché si aggiungono i cipollotti, si fa andare ancora un po'.
Dopodiché si aggiunge la salsiccia semi fresca, non proprio salsiccia, diciamo fatta da qualche mese, e dopodiché al tutto si aggiunge l'acqua, si fa andare per un po', e in questa zuppa, diciamo così, in questo brodo si fa cuocere il pane raffermo, pane grosso tagliato a fette, e si fa cuocere lì all'interno.